Crescono sempre più le numerose sollecitazioni di assistenza materiale ed umana da persone che, seppur con sacrifici, sino a qualche anno fa non avevano problemi ad arrivare alla fine del mese. Oggi invece ricevere un semplice pacco di pasta diventa risposta concreta, oltre che al bisogno alimentare, anche rapporti di amicizia e di condivisione del bisogno. Che cos'è il Banco della Solidarietà? Il Banco di Solidarietà è di Andria. È un'associazione, è un gruppo di amici che stanno insieme per rispondere ai bisogni di alcune famiglie che noi assistiamo. Però diciamo più che il bisogno, cioè noi portiamo un pacco ogni 15 giorni a queste famiglie, lo portiamo a casa, però noi instauriamo un rapporto di amicizia e scopriamo in questo rapporto che poi noi non rispondiamo a loro, rispondiamo al nostro desiderio, il desiderio che comunque ha l'uomo, è quello di aiutare l'altro. Questo lo possiamo scoprire sempre quando aiutiamo anche un vecchietto ad attraversare la strada, poi ritorni a casa, ritorni contento. E questa è l'esperienza del Banco di Solidarietà. Come nasce? È nato proprio dall'esperienza del Banco Alimentare, che è un'associazione nazionale di cui noi siamo volontari, e lì abbiamo incontrato delle famiglie che chiedevamo un pacco di pasta e loro ci dicevano: ma io ho bisogno più, non te lo posso offrire perché ho anch'io bisogno. Abbiamo incontrato queste persone che ci hanno parlato del loro bisogno ed è nato il desiderio di rispondere a questo. Eravamo in quattro, ora abbiamo più di 80 persone, assistiamo più di 80 persone. Quale modalità avviene l'opera di solidarietà? Allora, intanto è una trama di rapporti che si instaura tra persone, anche tra loro bisognose, perché il più delle volte, per esempio, capita che una persona che viene aiutata dopo essere stata contattata da noi, succede che dice: ma guarda che c'è anche l'amica mia che magari ha più bisogno di me, per cui se volete, cioè, ve la faccio conoscere. E da qui diciamo le famiglie aumentano, quindi è che si entra in un contesto dove potrebbe non avere mai limite questa cosa. Ovviamente noi valutiamo volta per volta la situazione reale, perché andiamo ad incontrarle, ne parliamo, vediamo se il bisogno è solo quello alimentare o altrimenti qualcosa di più, e scopriamo che il più delle volte non è tanto la necessità alimentare quanto proprio quella di una compagnia, perché la persona che rimane in questo bisogno si isola, cioè non esce più, ha vergogna di avere rapporto con altri amici che prima magari frequentava, perché questo suo bisogno se lo vuole, come dire, trattenere. Ecco perché quando arriva uno di noi in una casa del genere è come se si aprisse un orizzonte senza fine, per cui si aprono, parlano, dicono le necessità, i bisogni del lavoro, i bisogni della casa, del sequestro, cioè si arriva addirittura ha un'intimità con queste persone, per cui questa è la formula con cui noi riusciamo ad incontrare queste persone qui. Voi come fate a rompere questo muro, a volte appunto difficile? Lo so, noi non riusciamo a coprire tutte le necessità, questo è chiaro, perché siamo uomini anche noi e quindi abbiamo un limite. Allora, con questa associazione nata proprio dall'esperienza, come diceva l'amico Peppino, del Banco Alimentare, noi ci proponiamo e quindi già questo proporsi come amici già rompe questo muro di isolamento, e a loro vediamo che questa cosa serve moltissimo, è proprio necessaria. Per cui diciamo che il pacco, arrivato a un certo punto, diventa solo l'occasione per incontrarli, solo questo. Poi hanno bisogno di parlare, hanno bisogno di aprirsi, questa è la modalità che vince ogni tipo di situazione. Laddove, per esempio, anche nelle situazioni contingenti di lavoro,
o magari uno non sa districarsi negli uffici o nelle pratiche burocratiche, noi diamo delle indicazioni per poterli aiutare anche da questo punto di vista. Cioè, questo è il servizio che noi offriamo, con la consapevolezza che questa cosa, come diceva Peppino anche, cioè non è una cosa che ci inventiamo noi, questa è una cosa che ci viene da un altro. E quando ci viene da un altro, io sfiderei chiunque a non rispondere. Perché, cioè, io faccio sempre l'esempio del bambino che nasce e di una mamma, no? Cioè, il bambino che nasce, la prima necessità che ha è quella di alimentarsi al seno della mamma. E immaginate quanto desiderio abbia la mamma di offrire questo suo servizio. È una reciprocità enorme, e quando uno come noi lo scopre è una persona lieta, felice, Giuliva. Quindi anche il sacrificio non ha più valore.